sono lo spirito del tuo trionfo. Sono al tuo fianco mentre fumi quella camel col coglione sgonfio. E la tipa dorme a lato senza avere lavato i rimasugli dello sperma dai capelli e dal capo. E tu ne scatti una foto, la mostri sul display del telefono agli amici il giorno dopo, inviandola ai contatti sui social, che invidiando la tua impresa si masturberanno nella doccia. Tutti parleranno della tua vittoria, scambiandosi sorrisi e gomitate quando passa la troia. Ignara di sto fatto fin quando non verrà informata della cosa proprio nel tuo contatto. Si vendicherà mostrando su Twitter una foto scattata a tua insaputa intento a farti le pippe. La tua balanza a terra con un tonfo ed io sarò lo spirito del suo trionfo. O come si vede che la conclusione della storia è sforzatissima. L'altra sera stavo intento ad osservare un clip la cui protagonista con la lingua detergeva il clit. All'amica, pensai, alla fica, dai e dai, l'immacolato schizzo in aria e iaculai. La pressione nel mio team era potente quella sera, il prodotto andò a posarsi proprio al centro della mia tastiera. Morale della storia, quando pigio l'H al tasto non risponde, giunge fino a fine corsa e poi si attacca. Non sono più quel fantasioso letterato che era solito stupirti con quel verbo avere coniugato a modo, scrivo A senza la H, dio maiale, sono come uno spirito terrone che redige un verbale che ne dice la cervice male. Quando c'entra il manganello del signore che protegge lo stivale, la tipa grida ah, l'ispettore non sa se la possiede o se deve andare e soprattutto dove.